Adesso proseguo con questo nuovo video, perché adesso ci troviamo vicino al giardino di Piazza Montanari. Adesso vediamo un po', provo a vedere se non c'è troppo movimento, magari vi faccio anche un video del giardino. Però vedo che ci sono delle giostre per i più piccoli, quindi alla fine è così. Adesso mi sa che non riesco a farlo vedere perché ci sono. Ed eccoci qua. Siamo nel giardino di Piazza Montanari, magari ve lo faccio vedere lo stesso. Eccolo qua. Vedete, avranno montato questi gommoni, le giostre laggiù. Questo è il giardino De Marchi. Così adesso ve lo mostro un attimo da fuori. E visto che ci sono, faccio un giro pure all'interno. È già da un po' che vi dicevo che dovevo entrare in questo parco. E vedete laggiù c'è la festa di Via Tripoli. Però poi ci ritornerò all'interno, così vedete un po' cosa vendono e così almeno passate il tempo, perché so che a molte persone piacciono queste cose e quindi, visto che c'era l'occasione, ho deciso faccio un giro e almeno glielo mostro. Vedete tutto laggiù, tutto il mercato. Tranquilli che ci ritornerò. Così si vedono pure le case. Ci sono qua intorno. Questo è un giardino veramente che era già da un bel po' di tempo che volevo farvelo vedere. Anche se si chiama Giardino De Marchi, in realtà la stragrande maggioranza delle persone lo chiama semplicemente il giardino di Piazza Montanari, perché qua siamo in Piazza Montanari. Molto probabilmente forse sarò l'unico creator di video che vi sta facendo vedere questo parco, ma a me va benissimo così. Almeno posso così identificarmi in un certo senso. Oh, guardate che carino sto cagnolino. Fare in modo di essere diverso da tutti, non farvi vedere queste cose. Sentite che c'è l'aria di festa, proprio si sente già la musica da lontano. Allora, vediamo intanto chi era questo De Marchi. Fondatore, presidente Ascom di Torino, consigliere comunale di Torino, deputato al Parlamento italiano. Ah, ecco. Quindi l'hanno dedicato a questa persona. Allora, visto che questo mercato è abbastanza grande, diciamo così. Vedete popcorn qua, dà proprio quell'aria di festa. Magari questo pezzo lo faccio al ritorno, vediamo. Adesso voglio proseguire per andare avanti. Vedete, hanno chiuso pure la strada. Qui qualcuno ha iniziato a coprire con tutto il nylon. Così vi faccio vedere un po' alla veloce, ovviamente non mi soffermo più di tanto, anche se mi piacerebbe
come quelle un po' più avanti, se ci sarà ancora quando tornerò, magari nella via del ritorno, un musicista. Ho visto che suonava la chitarra, però non so se poi si lascerà intervistare, non vi prometto nulla. Però, visto che tanto devo dire qualche chiacchiera, almeno vi dico questa cosa che mi piacerebbe. Perché un musicista fino adesso non l'ho mai intervistato. Una cosa che ci tengo a dire è che tutte le interviste che sto facendo, tra cui anche magari dei commercianti, in realtà sono sempre video amatoriali, non sono sponsorizzati. Io scrivo sempre nelle descrizioni e servirà semplicemente per farvi vedere qualcosa di interessante, per farvi scoprire persone nuove, perché i volti nuovi comunque danno un certo tipo di immagine anche alla pagina, no? O al canale, chiamatelo come volete, perché comunque dà varietà, e a me piace anche la varietà. Poi, come vi ho già detto qualche giorno fa, a me piace intervistare le persone e avere così dei contenuti interessanti, come è successo con quel signore che vendeva cannoli, come ad esempio quel ragazzo napoletano che ci ha mostrato sia le pastiere napoletane o gli altri dolci, pure tipo anche la zeppola salata, che quella zeppola salata in realtà è una novità loro. Ma se no, di solito c'è sempre quella dolce. E capite che è bello vedere anche queste cose e scoprirle. Soprattutto per il fatto che erano anche pasticcerie storiche di luoghi diversi. Avete visto anche quel signore che tipo apicoltore del Piemonte. Perché è anche giusto far vedere cose del Piemonte, non solo delle altre regioni, visto che parlo di Torino e mostro Torino. Cosa si vogliono azzuffare? I cani? Non lo so. Tanto avete visto questa via, poi magari un giorno mi posso fare una passeggiata da queste vie qua e posso mostrarle tutte quante in modo, diciamo, più normale, diciamo così, senza festa. Mi farò delle passeggiate e così scoprirete Torino anche da altri punti di vista. Come potete osservare, adesso non è che c'è qualcuno proprio di particolare da intervistare. Non fanno cose grandiose, ecco. L'unica persona che mi piacerebbe intervistare è il musicista, ma non so se sarà disponibile a farlo, dipenderà dal tempo, vediamo un po'. Tanto penso che tutti quanti staranno tutto il giorno qui. Spero che questi video di questa festa piccolina vi possa piacere. Quindi mi raccomando, fatemelo sapere anche nei commenti, almeno così se ci sono altre feste e ho la possibilità magari posso andare e così mostrarvele. Io adesso stacco qui, ci vediamo nei prossimi video.